cioè la rigidità del patto di stabilità, l'impossibilità di contrarre mutui e un po' insomma anche la spesa corrente derivante da oneri di urbanizzazione piuttosto che d'altro è sicuramente in calo. E quindi di questo naturalmente fanno le spese soprattutto le opere pubbliche. Con un po' di rammarico bisogna dire però che i comuni cosiddetti virtuosi, cioè che hanno sempre rispettato i patti, le regole, non hanno mai avuto sbilanciamenti, eccetera, vengono trattati a pari di chi invece non ha. Questo per dire che cosa? Per dire che noi, come altri comuni, abbiamo in cassa, la tesoreria unica adesso, ma abbiamo in cassa milioni di euro e non possiamo toccare un centesimo per in qualche maniera dare una mano alla nostra economia. Certo. Perché si capisce bene che un'opera pubblica significa far lavorare imprese, operai e quant'altro. Ecco, questa è la cosa più, secondo me, anche frustrante, voglio dire, per gli amministratori pubblici, ecco, sapere di avere qualche soldino risparmiato nel corso degli anni, eccetera, e non poterlo spendere perché noi dobbiamo garantire il debito dello Stato con i nostri risparmi. Cioè, non è corretta questa roba qua, non è una categoria economica, adesso dovremmo trovarci a breve, insomma, per fare un po' il punto della situazione a partire dal prossimo anno. Sì, c'è una lieve flessione, da noi meno marcata, sicuramente meno marcata che in altri posti, perché Bibione si è caratterizzato con un turismo straniero, oltre che italiano, mentre chi puntava molto sugli italiani, tipo Rimini, Riccione, lo stesso parte nord del litorale adriatico, ha risentito di più perché in effetti il turista che è mancato è Certo. il turista italiano, insomma, con questa crisi. Però noi con i tedeschi, gli austriaci, la nord Europa, un po' di russi, non tanti come dice di avere Jesolo, ad esempio, ma tutto sommato ha tenuto. Certo, una flessione, ma non credo che confermeremo la nostra essere secondo tanto.